il noto disturbatore televisivo Gabriele Paolini è scomparso dalla circolazione per motivi seri. Nel giugno 2021 è stato condannato a 8 anni di carcere per gravi reati, tra cui induzione alla prostituzione minorile e violenza sessuale. Dopo aver trascorso la sua pena nel carcere di Rieti, Paolini ha annunciato di voler cambiare sesso una volta uscito di prigione, dopo un periodo di riflessione e un intervento chirurgico. Il suo annuncio ha suscitato dibattiti e curiosità, ma Paolini sembra aver preso una decisione importante per la sua vita. Durante la sua detenzione ha scritto un libro intitolato «Come evadere dal carcere 2.0» insieme al suo compagno di cella, in cui racconta storie e emozioni vissute dietro le sbarre. La sua trasformazione e la sua decisione di cambiare sesso hanno sorpreso molti, ma sembra che Paolini abbia preso consapevolmente questa strada. Dopo anni di controversie e apparizioni televisive, il noto disturbatore sembra aver trovato una nuova direzione per la sua vita. Il suo libro, uscito in una nuova edizione lo scorso ottobre, offre uno sguardo intimo sulla sua esperienza in carcere e sulle emozioni che ha vissuto durante la sua detenzione. Paolini, una figura nota per le sue provocazioni in TV, ci sembra aver una vostra espressione attraverso la scrittura e la sua decisione che